Giunge alla settima edizione Vignolivo, il doppio evento organizzato dall'associazione Vento di Maestrale in collaborazione con l'Ordine degli Agronomi di Bari, i Periti Agrari della BAT, l'Associazione Tecnici e Ricercatori in Agricoltura, ARTRA e Rete Gas Puglia. Il doppio evento organizzato per il comparto vitivinicolo e olivicolo oleario anche quest'anno presenta importanti novità. E oltre al discorso della difesa fitosanitaria, oltre alla tematica della nutrizione delle nostre colture, quest'anno abbiamo inserito nel caso della vite anche una tematica davvero interessante, che è quella della cooperazione, quali sono le opportunità, i vantaggi per le aziende che si aggregano, comunque aziende che cooperano. Quindi vedremo bene cosa con i nostri relatori Nico Panaro e Francesco Mastrangelo, quali sono le opportunità per le aziende dei due comparti di riferimento. Poi abbiamo i due pilastri di Vignolivo da 7 anni a questa parte, che sono quelli della nutrizione e della difesa fitosanitaria. Sono due materie davvero interessanti per le aziende agricole, ma anche per i tecnici, per gli addetti ai lavori. Sono due tematiche che necessitano sempre di una maggiore attenzione, perché con i problemi di natura ambientale, della salute, abbiamo bisogno sempre di prodotti più innovativi, più ecosostenibili e meno impattanti. Quindi anche quest'anno abbiamo importanti novità per queste due aree tematiche davvero importanti. Siamo alla 7ª edizione dei Vignolivo, in questa occasione siamo a Barletta per la parte riguardante la vigna. Avremo, come gli altri anni, la presentazione delle novità in ambito della nutrizione, della protezione della pianta, ma soprattutto l'appuntamento verterà per quelle che sono le prospettive, le novità in ambito di associazionismo tra i produttori. Infatti, con il passaggio dell'Italia nella seconda fase degli aiuti da parte della comunità europea, dobbiamo considerare l'aspetto che adesso vengono premiate le società che si associano tra di loro per poter presentare un progetto vincente in ambito europeo. Chiaramente questo è un aspetto importante, in quanto anche il semplice associazionismo tra i produttori fa sì che loro possano avere un peso anche da un punto di vista diciamo di riconoscimenti sui mercati, sia da un punto di vista della qualità, sia da un punto di vista anche di riscontro del prodotto che loro propongono.